Noi siamo qua in compagnia di Simone Boesso. Ciao, Jack ciao Finn, benvenuto. Grazie di essere qui Hai con noi. Hai risultato anche tu? Certo, assolutamente, perché primo di giornata è Samuele, che è del nostro team, quindi felicità alle stelle. Nome e cognome, Samuele Trasacco. Io volevo innanzitutto sapere questo fantastico Salty Dog 100 marchiato Branzino The Challenge, com'è andato? È andato bene. Sì. Direi che gran ha avuto i suoi momenti. In altri momenti abbiamo pescato più sotto, invece con delle stick che ancora sono un po' segrete, però diciamo che le conoscono in tanti. Simone, ti faccio una domanda. Dov'è che hai pescato, a Levante o a Ponente? Ponente. Ho fatto questa scelta, diciamo, un po' a tavolino, così. Ero molto indeciso, onestamente, anche perché sono più affezionato a Levante come laguna. Mi ci sono divertito di più negli anni. Però nonostante questo, guardando le previsioni, ho deciso di provare Ponente e comunque non è andata poi così male. Fabio, però attenzione, sì, perché Jack Finn da quest'anno non è solo esche artificiali, giusto Simone, corretto? Assolutamente. Vuoi svelarci questa novità? Quest'anno abbiamo, in realtà è un progetto che era già partito negli anni precedenti, però quest'anno abbiamo la nostra canna da spigola, finalmente, ed è proprio fatta, studiata per pescare a galla. Si chiama Topwater Rod, viene venduta tra l'altro con un bellissimo Salty Dog in colorazione limitata.